Ci sono due momenti nella tua giornata che sono particolarmente pericolosi e che ti espongono a potenziali pericoli. Quando rientri a casa, soprattutto nel portoncino, diciamo, nella prima porta, non nella porta del tuo appartamento, e in secondo luogo quando vai a prendere la macchina. Questi due momenti sono particolarmente pericolosi perché la tua soglia di allattenzione automaticamente si abbassa. Vengono definite zone di comfort. Ce ne sono parecchie, ma approfondiremo l'argomento in un video specifico. E cosa succede? Tu con la tua testa stai già vagando e ti senti già in casa. Magari stai già pensando a come ti rilasserai o a cosa cucinerai. Oppure ti distrai perché devi cercare le chiavi della macchina, o stai pensando al tragitto più comodo da fare per rientrare a casa e evitare il traffico, o a come sistemare le borse della spesa nel bagagliaio. Questi due momenti statisticamente sono quelli in cui è più facile poter aggredire qualcuno. Ora, cosa possiamo fare per far sì che la pericolosità di questi due momenti si abbassi in maniera importante? Prima di tutto sarebbe opportuno che tu attivassi la tua soglia di attenzione. Prima di avvicinarti al portone di casa, prima di andare a ritirare la macchina, appunto, o entrare nel garage, sarebbe opportuno che tu iniziassi a controllare un attimino la zona e a osservare se c'è qualcuno che ti sta controllando, anche in maniera discreta, oppure se c'è qualcuno che ti ha seguito, o anche semplicemente se a pelle c'è qualcosa che non ti torna. Seconda cosa che potresti fare è preparare le chiavi di casa o della macchina prima di trovarti davanti al portoncino piuttosto che davanti all'automobile stessa, perché cercare le chiavi in borsa piuttosto che nelle tasche e trovare la chiave corretta richiede un gran livello di attenzione e ti fa perdere il controllo di tutto quello che sta succedendo attorno a te. Per quanto riguarda la casa, inoltre, quando entri nel portone, controlla sempre l'androne, perché spesso ci sono angoli bui in cui è abbastanza semplice potersi nascondere ed è facile approfittare magari di quel momento in cui tu stai aspettando l'ascensore piuttosto che stai per iniziare a fare le scale. È anche facile potersi nascondere, a meno che non ci sia una porta a vetri, nella zona in cui generalmente va a battere la porta, soprattutto la sera. Io lo faccio sempre, quando entro nel portoncino di casa mia controllo sempre lì dietro, perché è una zona particolarmente buia e in cui sarebbe semplice nascondersi e quindi tendermi un agguato. Infine, per quanto riguarda la macchina, ovviamente, oltre ad avere le chiavi già ben pronte, è opportuno controllare che non ci siano segni di effrazione, ma è anche opportuno controllare la zona che sta fra il sedile anteriore e il sedile posteriore. Questa è una zona che rimane spesso in ombra e nel caso in cui qualcuno sia riuscito a entrare in macchina è facile nascondersi lì, e scommetto che è una zona a cui tu non hai mai pensato di prestare alcuna attenzione. Quindi, due posti pericolosi: macchina e ingresso di casa. Adesso sai come alzare il tuo livello di attenzione e essere una preda difficile. Mi raccomando, metti in pratica questi consigli. Per oggi abbiamo finito, aspetto i tuoi commenti e le tue email con le tue domande. Spero di sentirti presto e buona giornata. Ciao!